nostra avventura era cominciata così. 5 uomini contro l'inferno, persi in un deserto senza fine, solo sabbia avanti a noi. Non ce ne deve salvare uno. 0 probabilità di uscirne vivi e la morte in agguato ad ogni passo. Eravamo massacrati a vicenda da lontano e ora il nemico era lì, avanti a me, un essere umano come tanti altri e dovevo ucciderlo a sangue freddo, prima di arrivare a Ruvesat, semmai ci saremmo arrivati. Attento, capitano, gli inglesi sono tutti figli di puttana. Non si fidi, capitano, i tedeschi sono tutti figli di puttana. Non spareranno, bucherebbero le taniche. Sapevo perfettamente cosa dovevo fare. Gli inglesi andavano eliminati. Potevano giocarci, erano in 5, ma 5 bastardi sfiniti dalla sete. Dovevo trovare l'attimo giusto, l'arma giusta, e nel silenzio del deserto una lama non avrebbe fatto rumore. Siamo sempre in linea con Ruvesat. Sì. Cosa ci troveremo? Perché tanto mistero? Quel tedesco sapeva troppo. Avrebbe potuto mandare all'aria tutta l'operazione. Ma dietro la divisa c'era l'uomo. Cosa? Chi avrebbe lasciato dietro di sé? Jane, chi sei? Una spia. Abbiamo 100.000 mine di scorta. In 48 ore trasformeremo queste zone in campi di morte. Era una battaglia privata. Un assurdo duello all'ultimo sangue tra pochi uomini già votati alla morte. Un duello fatto d'astuzia, di crudeltà, di resistenza a 1000 torture. Capitano, è lei che comanda qui. Cosa dovrei fare? La gamba. Mi deve tagliare la gamba. La nostra battaglia con la morte stava per concludersi. E i cingoli dei carri iniziavano a scrivere sulla sabbia la storia di un'altra battaglia, gigantesca, che fece mutare il corso stesso della storia.